agonisticamente a fare il di più. È chiaro che le amichevoli si affrontano con un certo clima agonistico che non è quello della gara dei ufficiali. Quindi. No, non è quello della gara ufficiale, però è chiaro che poi tu quando vai ad incontrare poi altre squadre ti propongono delle difficoltà diverse, quindi è giusto anche non che... Non li conosci, quindi è importante anche affrontare situazioni differenti. Però vedremo, non è che per forza... Io sono, devo essere sincero, sono abbastanza fiducioso, al di là delle amichevoli o meno, sono abbastanza fiducioso perché ho visto in allenamento questi ragazzi proprio avere un'intensità diversa, ecco. Poi non lo so, ripeto, sarà il campo a dire effettivamente quello che potrà essere il campionato del Catania. Ci sono delle problematiche al momento, ma penso che possano essere risolte. Per esempio, secondo me a centrocampo Ladinetti deve cominciare a prendere in mano la situazione, no Piero? Sì, Ladinetti è uno di quelli che io aspetto e mi aspetto tanto da questo giocatore, perché a me, ribadisco, ha fatto una grandissima impressione nel precampionato quando ho avuto modo di vederlo, quindi lo aspetto alla riprova, perché magari nella prima uscita è entrato dalla panchina a partita in corso, non è mai facile, magari non ha avuto il tempo per riuscire a integrarsi per bene in quel clima, però lo aspetto perché secondo me è un giocatore che ha delle grandissime qualità sia sul corto ma anche sul lungo. L'ho visto anche riuscire a fare dei lanci davvero importanti da 40-50 metri con molta precisione, molta attenzione, quindi è un giocatore che secondo me ci potrà dare una grandissima mano d'aiuto al centrocampo. Io confido molto, poi anche strutturalmente messo davvero bene, è giovane, ha 22 anni, quindi io sono convinto che questo ragazzo insomma ha tutte le carte in regola per fare un grande campionato. Allora, risalutiamo, perché per qualche minuto... Sì, c'è stato un problema con l'energia elettrica. Però abbiamo ripristinato il tutto, ovviamente per i social, per la radio tutto bene, quindi abbiamo ripristinato sia la nostra diretta Twitch, sia quella YouTube, sia quella Facebook, quindi siamo di nuovo qui. Io direi, Piero, allora a questo punto di andare in pausa pubblicitaria, ecco, sì. E poi abbiamo anche il tempo un po' di riorganizzare. Poi rientriamo e ovviamente poi daremo spazio ai nostri amici con i messaggi, sì. La passione rossoazzurra ha un solo nome. Pianeta Catania. Pianeta Catania. La tradizione rossoazzurra a servizio di una fede. Punto X Delivery, via Canfora 78 Catania. Tradizione, buon gusto e tanta qualità da gustare direttamente a casa tua. Chiama Punto X Delivery 095 81 78 851. Un ricco menù per tutti i gusti. Pizze con impasto siciliano a lunga maturazione. Impasti al kamut ai 7 cereali, preparate solo con prodotti di qualità, anche senza glutine. Realizzate con forno, attrezzatura e personale dedicato. Punto X Delivery. A Catania, in via Canfora 78. Siamo addirittura d'arrivo, il primo concorrente punta verso Gitamica, anche il secondo, il terzo e anche il quarto. Qualunque sia la tua meta, scegli Gitamica. Viaggi e tour di gruppo, escursioni giornaliere e settimanali, viaggi di nozze, biglietteria e tour esclusivi. Costruiamo il tuo viaggio d'autore su misura per realizzare il tuo sogno. Gitamica, via Luigi Pirandello 6, Sant'Agata Libattiati. Info 379 14 30 793. Vivi il presente immaginando la tua prossima vacanza. Cerchi un mutuo per comprare casa? Necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati presso la
agenzia Chiron, all'interno della Galleria Bellini, in via del Bosco 16D. Agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite agenzia di mediazione creditizia con numero M39. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in via Etnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi cambiano. La passione rossoazzurra ha un solo nome. Pianeta Catania. Pianeta Catania. La tradizione rossoazzurra a servizio di una fede. E allora rieccoci qua, sempre in diretta dalla piscina della playa, in compagnia di Max Licari e Piero Italia. Ci sono diversi messaggi anche alla nostra WhatsApp line. Tu ti sei stabilizzato anche con la nostra WhatsApp line? Siamo stabilizzati, sì, solo sì. Con la WhatsApp line, per il resto siamo instabili. No, con il QR code. Ci aiuta la WhatsApp line, per il resto. No, con il QR code, no, perché tu vai lì, vai con il QR, ma lì dove? No, dico sulla nostra dove diretta. Dove mi stai? No, dico sulla nostra diretta social, no. Sulla, fai lo screenshot, no? No, vabbè. No. Oppure, che fai? No, inquadri ed entri direttamente. Oppure 347 73 2200. Che è meglio, che forse. È meglio, secondo me sì. No, è meglio per noi boomer, esatto, no? Come si dice, esatto, oggi. Esatto. Per i giovani è meglio questo 347 73 2200 e sei a cavallo, insomma. Se no, QR code. Io a malapena riesco a farlo al ristorante, lì, quando ormai quasi tutti, diciamo, tutti i locali propongono il menu, sì, col QR code. No, dico, ormai questo menu non esiste più, c'è, cioè, quello con la... No, perché poi arriva il caffè, avete deciso? Tu rimani lì, no? Imbarazzatissimo, dici, guardi... Però sei antico, ormai ci riescono tutti. Mi può portare per favore la lista? No, perché... no, dico, ma ormai ci riescono tutti. Dici, guardi, noi lì sul... ho capito, ci provo, insomma, spero di... Vabbè. Dico, ognuno ha i suoi limiti, no? ormai ci riescono tutti a... Scherzo, no, certo. Ogni tanto mi capita anche a me di riuscire, sì. va bene, allora io direi di andare anche su WhatsApp al 347 73 20 200, sono diversi messaggi. Io comincerei con Tony Zuccarello, che sì, ci scrive. Sì, ci scrive Tony Zuccarello e racconta di Angelozzi, che ha suscitato le sue risa quando ha raccontato di Badoui, che non ha accettato il Catania, ha detto ha rifiutato perché non capisce niente sto ragazzo. Se uno non conosce la realtà deve informarsi e capire dove va a giocare, perché a quanto pare il Catania ha cercato questo ragazzo, ha detto di Angelozzi, molto interessante, che però ha rifiutato la piazza di Catania perché probabilmente non era al corrente di cosa aveva rifiutato in quel momento, insomma, quindi ha preferito fare altre strade. Adesso non so poi se sia rimasto a Frosinone obiettivamente o si sia accasato da qualche altra parte, però Angelozzi sottolineava appunto il fatto che Badoui non conosceva Badoui non conosceva la realtà di Catania, quindi... Troviamo il Miloto, non ho alcun dubbio. Castellini già era un delitto saperli in panchina per quasi tutta la stagione. Castellini in aria. No, Castellini è un ragazzo molto, molto promettente, quindi vediamo un attimino. Purtroppo ci dà una brutta notizia questo nostro amico. Eh beh, perché Ciano già era in rosa, però è uno che comunque ha fatto bene anche in Serie A, Ciano. È chiaro che anche lui è da un po' di stagioni che magari non va al massimo, no? Esatto. Perché Benevento purtroppo non ha fatto benissimo, no? No, è stata una caduta pazzesca dalla A alla C. Esatto. Però mi ricorda il Catania di qualche anno. Lo so, però poi quando tu, come si dice, prendi lo sciddico, esatto, poi diventa difficile. Sì. Ci dà il buongiorno Salvo Platani. Lo scorso anno a Brindisi Lorenzini non c'era perché qualche giorno prima il nuovo Collina aveva deciso così. Avessimo giocato domenica sarebbe stato assente per lo stesso motivo. Segnerà lui ad ottobre e ci farà vincere. Mi piace questa cosa di Salvo. Io sono finalmente, perché è da moltissimo, da sempre che aspetto
il colpo di testa di Lorenzini su calcio d'angolo. Io mi auguro che possa essere a Brindisi, no? Perché lo scorso anno si è andato da nessuna parte, cioè veramente ne ha combinate, estate, speriamo, ne ha combinate di tutti i colori, no, con tutto il rispetto, poi alla fine certo. È solo calcio, però non era adeguato, diciamo che non era adeguato. Poi no. È strano perché poi lo mandano ad arbitrare una partita al Massimino di pur scudetto, anche se è Serie D, però dico avrebbe dovuto essere di prima fase, no? E invece va bene, magari lo troveremo nel nostro in Serie B questo, no? Sì, sicuramente. Buongiorno Max, buongiorno Piero. Volevo dire solamente la mia sul gol subito da Livieri. Secondo me non ha nessuna colpa, perché se è andato a rivederlo bene sul colpo di testa dell'attaccante, la palla sbatte sulla nuca di Rapisarda e schizza in gol, quindi è stato depistato da quella traiettoria. Un salutone e un abbraccio, arrivederci, Maurizio Pinto. Salutiamo Maurizio, sì, è la sua quindi, idea. La pensa un po' come me e non come te. Il mondo è bello perché è vario. No? E il nostro amico Pietro Gandolfo dice che il presidente del Brindisi aveva interpellato il Lecce e aveva dato la disponibilità per lo stadio di Via del Mare, solo che voleva 25.000 euro. Sì, questa è una notizia che è giunta anche noi da Brindisi. Addirittura qualcuno parlava di 30.000 euro, però penso che la cifra sia quella. Facciamo un piccolo sconticino. Ci accordiamo per 25. Sì, è quella la cifra. 25.000 euro per il Brindisi, io l'ho detto. Cioè, il Brindisi con 25.000 euro si pava mezza stagione. Cioè, dobbiamo essere anche onesti, no? da questo punto di vista. Certo. Quindi mi sembrava strano che... poderosa come spesa, insomma. Quindi hanno ben pensato, insomma, poi alla fine hanno ottenuto il rendio. Giuseppe Lapiana dice: quanto sopra non è normale. Al Catania hanno assegnato una partita in casa l'1 settembre con il Massimino che non aveva ancora il nulla osta della commissione di vigilanza. L'1 settembre contro il Crotone, che era eventualmente il campo sostitutivo del Massimino. Credo che il Catania si debba fare sentire in tutte le sedi. Io non sono al corrente di queste cose, insomma, di autorizzazioni o cos'altro. Se evidentemente Giuseppe ha delle la partita, io penso che delle notizie, diciamo, più importanti rispetto a quelle che abbiamo noi, non lo so. Mi sembra strano, cioè, che si possa essere disputata una partita al Massimino con tutti i settori agibili, con 20.000 spettatori, più o meno 18.000 e qualcosa, insomma, e non c'era il nulla osta. Mi sembra strano che l'abbiano concessa. Poi, per carità, non vorremmo... No, il nulla osta c'è. Lui dice è stata assegnata quando ancora non c'era il nulla osta. Quando non c'è... chiedo scusa, sì. Non avevo capito male io, scusami. Però evidentemente confidavano nel fatto che tutto poi in regola, no? È chiaro che Catania è una piazza diversa, però a quello che sappiamo noi, Giuseppe, la Lega voleva a tutti i costi cominciare con Catania. Cioè ha quasi, per non dire non quasi, no, ha imposto sostanzialmente al Catania e quindi a quel punto anche al comune di Catania, perché dovuto andare ancora più veloce. Di cominciare il campionato a Catania perché era la piazza più importante. Questa è la realtà delle cose. Poi sicuramente saranno arrivate le notizie in Lega che lo stadio Massimino è completamente rinnovato, il colpo d'occhio, 20.000 spettatori. Sappiamo quale sia la situazione, quindi va bene. Io saluto anche il nostro amico Filippo da Stoccarda. Abbiamo anche un messaggio, se non vado errato, del Papero. Il Papero ci ha mandato anche una bella notizia. Oggi è più felice. Non vorrei che avesse risolto il... Anzi, vorrei che avesse risolto il problema dell'abbonamento. Sentiamo. E buongiorno ragazzi, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno Piero, buongiorno Max. E ancora a tutti buongiorno. Siamo giunti a venerdì. Io mi ero preparato per vedere questa partita, ma comunque sarà rinviata, pazienza. E vabbè, allora andrò a pesca, no, andrò a girovagare per un paesino, almeno gusterò qualcosa di prelibato, di genuino. Nulla di importante, soltanto
vecchi metodi di cottura di tradizione siciliana. Vabbè, ragazzi, non ci avendo altro da dirvi, spero che alla fine chi la dura la vince, nel senso che riesca a fare questo benedetto abbonamento. Salve a tutti, è diventato un problema nazionale, ma comunque sono queste cose che sono meno importanti, ma sono importanti per me. Comunque buona giornata ancora e buona trasmissione. Quindi non ha risolto il problema dell'abbonamento, no, il papero, però io vorrei capire quali sportato, sono questi nuovi questo. Metodi di cottura, ma mi piacerebbe sapere. No, al microonde, non lo so, no, lo so, io ho svoltato dopo questo messaggio. No, è un messaggio bellissimo, sì. Deve essere, noi ringraziamo il papero perché sì. Sempre ci omaggia di questi messaggi molto molto pregnanti, però dico, questi nuovi metodi di cottura, cioè, a cosa si riferisce? Con la friggitrice ad aria, forse. Sei andato in appennello. No, però, no, però dico con la, con la friggitrice. Sono, con no, la friggitrice, no, questo io conosco, no? La friggitrice ad aria mi sembra uno di quelli più innovativi, no? No, ma con la, uso. Con la, no, no, ma con la friggitrice, sì, si fanno tante cose. No, funziona, funziona, però no, dico, ma no, funziona benissimo. Nei paesini, cioè, nei paesini, no? Io suppongo che lui parli di queste sagre no, paesane, storia, no? Molto tradizionali. I metodi di cottura. E può essere la friggitrice ad aria? No, non credo. Si parla di canali. Esatto, di canali proprio, esatto, canali, esatto, i canali proprio, le tegole, insomma. Mi sono incuriosito perché nuovi metodi di cottura, ragazzi, cioè, si apre un mondo, chissà, aspettiamo, diciamo, che venga chiarita questa cosa, perché veramente, cioè, tu lo sai, noi siamo abbastanza attenti, sì. Questo tema ci interessa, no? E a me interesserebbe capire quali siano questi nuovi metodi di cottura di cui si parla in giro per i paesini etnei. Ripeto, friggitrice ad aria, sì. Sì. Ma se ne vanno le sagre che friggitrice ad aria? Non penso. Savfra dice che, dice, ma il danno di astinenza chi lo rimborserà? al di là di tutto il Catania sarà penalizzato. Ah, lui la pensa in questo modo, magari questa è una chiave di lettura. Certo, il danno di astinenza c'è, ragazzi, perché chiaramente dopo la prima partita, dopo il primo bagno di folla, la grande attesa, aspettavamo tutti il Catania alla riprova, non vedevamo già so dove vuoi andare a parare. Dice, Carlo Annino dice che secondo lui il Papa era un camperista, perché potrebbe essere anche che va in camper, quindi, ma con la friggitrice d'aria? Ma che può darsi? Si può fare. Sì. Certo, ci vuole, ci vuole l'attacco, no? Sì, ci vuole l'attacco, si deve attaccare e quanta luce se ne va? Insomma, no, la friggitrice d'aria. Meglio il fornello quello a gas, no? Meglio il barbecue, diciamo. Esatto, no? Meglio il barbecue. Giancarlo Platini dice che un papero si mangia salsiccia in canale. Però non è un nuovo metodo di cottura. Quello ragazzi, tanta roba, la salsiccia nei canali è tanta roba. Buona. Giuseppe ci chiede cosa abbia detto Lodi. Tu hai notizie di dichiarazioni, no, di Lodi? No. Non ho sentito le dichiarazioni di Lodi, no. Sono rimaste le dichiarazioni della sua presentazione di quell'occasione, no. Non, di recente non ho avuto modo di sentire delle dichiarazioni di Ciccio Lodi a proposito di qualcosa, penso che riguardi temi diciamo più recenti, a quanto pare si sia espresso per qualcosa, però io personalmente non ne sono al corrente, quindi non so. Anche a te mi sembra, Max, che no, ultimamente mi sfugge a che cosa si possa riferire. Però magari ce lo dice il nostro amico Domenico Zappala, dice che si chiama Fucuni, diciamo. Ah, il termine più giusto, la sintesi è quella, sì. Salutiamo anche Salvo Pimpilo, che dice che stanno cucinando ben bene il papero con questo abbonamento. No, però quella è una cosa seria. Io spero che veramente l'amico papero possa risolvere questo, sì, problema, certo, assolutamente, sì. Che magari chi di competenza, insomma, abbia la cosa, insomma, di risolverglielo, però in tutti i modi, a quanto pare. Ma Nico Savo dice che oggi non ha capito il papero, però oggi buono. No, non è male.
potrebbe anche essere vero, però secondo me il papero è sempre comprensibile, quindi sì. Giuseppe dice che ha appena letto la dichiarazione, no, volevo capire a proposito di Lodi che cosa, se ci fossero delle dichiarazioni. Stavi cercando eventuali dichiarazioni da parte di Cicciolo? No, non ne sto trovando. Assolutamente. Magari il nostro amico ci specifica di cosa. Davide Aresti ci chiede perché il Catania non ha fatto ricorso per Lorenzini. No, l'ha fatto. Ma è stato... credo che una giornata gli sia stata tolta. Una giornata gli sia stata tolta, sì. Salutiamo anche Salvo Daniele, Orazio Cannavò, Fabio Minio, dice con Meters convocato in nazionale non sarebbe bene prendere un portiere svincolato, magari grande, e poi pure Calapai perché Rapisardo è infortunato. Però ragazzi, per una partita Betters fra qualche giorno rientra, quindi non, cioè, prendere un portiere per una settimana non mi sembra. Per quanto riguarda il discorso di Rapisardo è diverso, no Piero? Però sembrerebbe che la società per adesso abbia fatto questa scelta, poi magari prende il terzino, però ripeto, per prendere il terzino uno deve saltare, uno della lista deve saltare. Salutiamo anche Fabio Chirico, Diego Raciti. Rosario dice che una giornata non l'hanno tolta, dice però ha fatto ricorso. Ma come mai sta cosa della giornata, perché forse è scalata, no? No, comunque erano quattro, giusto? Una l'ha scontata a Brindisi. Ah, ecco, una infatti, l'ha scontata a Brindisi. Quindi, comunque ne mancano due sostanzialmente, esatto, una puntata contro il Brindisi, nella pur scudetto, esatto. Scudetto, e poi una contro il Crotone, e ne mancano due. Quindi non, diciamo che non hanno fatto nessuno sconto, però il ricorso, il però Catania, mi ricordavo che male che una delle giornate era stata così abbonata, invece diversamente le quattro giornate sono rimaste quattro, però già due sono state scontate. No, sono state scontate e ne mancano due, quindi speriamo che Lorenzini rientri ancora più motivato, no, rispetto al... Ma sì, sicuramente non avrà bisogno di nessun tipo di sollecitazione, secondo me non vede l'ora anche lui di scendere in campo. Il nostro amico Davide dice che il papero dice che vada a rostire la salsiccia nel canale, sul canale, nudo in una spiaggia nudisti. No, io non penso che lui frequenti queste cose, assolutamente. Orazio Cannavo dice che per Lodi si riferisce alle dichiarazioni che fece nella Pool Scudetto, ora Lodi dichiarazioni non ne ha fatte. Cioè, quali dichiarazioni ha fatto? Ma riguarda l'arbitro? Può darsi, ma ripeto, sarebbe interessante sentire magari. No, io le dichiarazioni contro l'arbitro della Pool Scudetto me le ricordo. No, lì sì, certo, sì. No, quell'occasione. Ah, forse dice, ma ha preso una squalifica anche Lodi per quelle dichiarazioni, no, ma non penso. Non mi ricordo. No. Ma mi sembra di no. No, non ha preso. Comunque poi ha una relativa importanza, perché tanto ormai Lodi ha appeso le scarpette al chiodo, quindi ci interessa relativamente. No, sì, però diciamo che l'amico Mauro dice perché c'è Brindisi e la sconterà la quarta ad ottobre contro il Brindisi, quindi diciamo che l'ultima giornata è quella con il Brindisi di Lorenzini? No, non penso. Bisogna fare il conto perché rimangono, no, non credo, perché sono due giornate, il prossimo impegno è quello. Il Picerno poi si va a Monopoli, se ricordo bene, e infatti io prendo il calendario così. Allora, prossima giornata a Brindisi, poi Picerno, poi a settembre il Catania dovrebbe giocare a Monopoli, come avevo già detto, e poi il 24 settembre potrebbe rientrare Lorenzini e dovrebbe giocare contro il Foggia, dovrebbe essere disponibile, quindi contro il Foggia 5 settembre, che è quella si giocherà di lunedì sera, oltretutto il famoso posticipo Rai. Sì, esatto, sì. Esatto, rientra, quindi, contro il Foggia, quindi col Foggia Lorenzini dovrebbe essere disponibile. Infatti no, mi sembrava strano che, perché perlomeno per quanto riguarda la parte disciplinare, attenzione. Orazio dice che Lodi fece una dichiarazione aperta contro l'arbitro stile Buffon, bidone al posto del cuore. No, però dico, a caldo ci sta tutto. Bidone dell'immondizia al posto del cuore.
essere precisi. No, dico, però a caldo ci può stare, però sì, ormai, ormai devo dire che poi quella passata, partita è acqua passata. Ma poi non è che soltanto quell'arbitro, ne abbiamo visti l'anno scorso, vabbè, di arbitri palle entrate di mezzo e devo dire che ne vedremo anche quest'anno, perché non è che in Serie C ci siano, ma le abbiamo già viste. Sì, già la partita col Crotone mi sembra che c'era un calcio di rigore per il Catania abbastanza, uno e mezzo direi io addirittura. Io devo essere sincero, alcuni dicono che quel famoso rigore su chi era, su Bocic io ho visto la foto di Tony Zuccarello, sì, che era rigore netto, era rigore netto come il fallo, cioè, entra, di mano è il fallo, il fallo di mano è rigore al 100%, e quindi già abbiamo iniziato. Ma col VAR il Catania avrebbe vinto la partita, esatto, perché avrebbe avuto due rigori e avrebbe vinto la partita. Però è inutile, bisogna comprendere anche gli arbitri. Per esempio, quel rigore su Bocic, che è rigore netto, per molti anche osservatori catanesi non è rigore. Ma noi siamo andati a vedere proprio il frame della cosa, e lui prende prima il piede e poi la palla. Se fosse andata al VAR in Serie B o in Serie A, avrebbero non dato. L'avrebbero dato, come non hanno dato, non l'avrebbero dato. Al Bologna. Vabbè, però comunque quella al Bologna ci avrebbero pensato. Col VAR contro la Juve. No, l'avrebbero dato, così come avrebbero dato il fallo di mano. Il difensore della Juve dopo la partita l'hanno arrestato perché ha tentato omicidio. Però il rigore non c'era. Non gliel'hanno dato. No, vabbè, però se parliamo di arbitri, anche quest'anno ne vedremo delle belle, quindi stiamo sereni. Siamo anche in Serie A, ragazzi, nonostante la tecnologia, le cose, cioè assistiamo a delle cose veramente, diciamo, strane, perché strane. Cioè io quando ho visto, adesso non voglio fare riferimenti, però quando, qui al di là delle simpatie, antipatie, l'episodio lì di Juventus-Bologna mi sembra che sia eclatante. Cioè quello non, secondo me non puoi sbagliare, cioè, ma non è che sbagli tu, poi lo rivedi in TV, insomma, quello è veramente pazzesco. E quindi come fa poi un altro arbitro qui in Serie C, Catania Crotone, a vedere l'eventuale fallo su Bocic? Se non vedono quello, figurati se vedono questo qua di Bocic. Bah. No, però era fallo. Però dico, ma se anche a Catania per molti non era rigore, io devo dire che l'arbitro ci può stare che poi alla fine non l'abbia dato. Non era chiarissimo. Sul calcio, sul fallo di mano, non c'erano dubbi, col VAR sarebbe stato dato. Perché fa volume, perché quello è rigore netto sicuramente. Quindi, e oltretutto l'ha visto, perché se tu vedi l'azione, l'arbitro alza il braccio e indica proprio di proseguire il gioco, perché l'ha visto. I giocatori del Catania immediatamente hanno protestato, hanno alzato tutti il braccio chiedendo il calcio di rigore. Lui invece, proprio alzando il braccio, dice di proseguire l'azione, quindi l'ha visto e non l'ha segnato. Quindi secondo me è ancora più grave, perché se l'hai visto è un errore. È un errore perché, ripeto, per quanto il pallone si è finito sul braccio, deviato o passato da un tuo compagno di squadra, una carambola, poco importa, perché il regolamento dice che se va a volume è calcio di rigore. No, l'amico Mauro dice che l'arbitro era emozionato davanti a 20.000 spettatori. Ci può stare, però. E allora non facesse questo. Secondo me, invece, no. La spiegazione è quella, no? Cioè, davanti a 20.000 spettatori, deve, ma sì, fanno i fenomeni, perché così dimostrano di avere personalità. Saluto Giovanni Mar, che ci chiede chi saranno i rigoristi quest'anno. Chiricò? Mi sembra che ce ne siano. Di Carmine. Di Carmine, Chiricò, sì. Ecco, gente che tira i rigori. Allora siamo in. Era ironico, Mauro dice, era una battuta quella dei 20.000 spettatori. Ah, ecco, infatti sì. Va bene. Filippo ci dice che il 25 settembre sarà anche lui allo stadio. Quindi scende dalla Germania. Dalla Germania, calavo da Gimani. Va bene. Calerà allora dalla Germania per sostenere il calcio. Diamo appuntamento a domani mattina alle 10 alle 12. Sabato. Purtroppo non sarà un prepartita, questo ci dispiace, però sì, ci saranno tante cose di cui parlare. Va bene. Io ringrazio Piero Italia. Ciao Piero. Io vi saluto e saluto anche la friggitrice. Una buona giornata a tutti. Un saluto anche da Max Licari e un saluto a tutte le friggitrici ad aria, esatto, catanesi. Aria compressa. e non dimenticatelo mai, sempre, irresistibilmente sempre, forza Catania. La passione rossoazzurra ha un solo nome.